Mettiamo nell'ordine la Francia, la Svizzera, Deutschland, grazie. Noi siamo oggi qui a Ceresole per il 33esima edizione del campionato europeo Gordon. È una manifestazione riservata ai setter Gordon nella formula della caccia starne, che è nata nel 1984 per iniziativa di un gruppo di gordonisti europei, in particolare italiani, francesi, tedeschi e svizzeri. Sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio per il nostro ATC e il nostro territorio del Roero aver ospitato questa importante manifestazione. Per questo voglio ringraziare il Gordon Club Italia di averci dato fiducia e aver permesso di ospitare tutte le nazioni in questi giorni. Contemporaneamente alla Coppa Europa si sta svolgendo un raduno speciale di razza. Il giudice Balducci dovrà esaminare le caratteristiche morfologiche di tutti i partecipanti, non solo quelli che hanno partecipato alla prova di lavoro, ma anche altri soggetti che vogliono acquisire una qualifica. Diciamo che la nota del concorso caratteristica è la caccia starne, anche se la presenza in base al regolamento di tre giudici ha fatto pensare in tutti questi anni al fatto che oltre alla caccia starne in realtà la nota fosse un po' allargata alla grande cerca. Diciamo che oggi i cani che sono stati presentati a questa manifestazione stanno tutti nella nota della caccia starne, forse qualcuno anche qualcosa in più, ma va bene così. Come tenuta Bonicelli siamo qui a dare il nostro supporto logistico a questa manifestazione così importante a carattere internazionale. L'azienda ha messo a disposizione i propri territori permettendo ai dresseur e alle squadre internazionali di poter allenare e rifinire i propri cani durante i giorni delle prove. Questa è la testimonianza che anche un'azienda privata ha interesse a partecipare ad una manifestazione di così alto livello, perché ovviamente il punto d'incontro è la cinofilia. Oggi più che mai sappiamo che bisogna andare sempre più di più a caccia, prelevando di meno, e solo con la cinofilia possiamo raggiungere questo obiettivo. Per me l'esperienza è stata particolarmente importante, più che altro perché ho potuto constatare che delle persone che arrivano da così lontano hanno potuto condividere qui, nei nostri territori, delle passioni comuni come quella della cinofilia. Siamo prolungati nel tardo pomeriggio. La classifica è primo eccellente.